e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui. E state a Mondragone, stasera al club insieme c'è Ciro Giustiniani direttamente da Made in Sud. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida vecchia. Siamo con Ciro Giustiniani direttamente da Made in Sud, tra gli artisti, tra i comici più bravi dello spettacolo, lo dobbiamo ammettere. Ciro, ci racconti un po' la tua storia, come hai iniziato la carriera del comico? È iniziata una sera dopo un'intervista avuto con un ragazzo di Caserta, cioè, che ha detto a qualsiasi comico che è venuto il più grande comico di Made in Sud, ed è una cosa che a me mi ha spronato tantissimo a fare poi questo lavoro, fare cabaret, e diciamo che anche la sua sincerità e la sua trasparenza nel dire questo, perché poi andando la prossima volta, ricordiamo l'appuntamento, era Brugino, era anche il 29 luglio, era detto a Gino, guarda pure tu sei il numero uno, sei il più forte, ma lui ce l'ha copione e c'ha una buona memoria, perché lo ricorda bene, c'ha tutto quanto. In effetti è perché siete tutti veramente bravi, quindi è difficile scegliere. Già sta attrezzando utile, visto? Già sta attrezzando utile. Sì, siamo tutti quanti bravi, tipologie di cabaret differenti, ci sta chi prende la fascia dei bambini, chi prende la fascia degli intervistatori e chi prende la fascia di chi vende le patatine, come chi la rubare, ci prendiamo bene agenza, se siamo musicheni, ci giustiamo. Non va proprio qua, mi mangi e patatini che si accattassano 1000 persone, non ci sono problemi. Adesso ci interessa sapere che cosa rappresenta per te Made in Sud, che è un po' la domanda che abbiamo fatto anche agli altri artisti che sono qui venuti a fare lo spettacolo al club insieme. No, Made in Sud rappresenta un bel traguardo, un lavoro vecchio, perché mo magari qualcuno sta conoscendo ora, è un lavoro vecchio di 10 anni. Di 10 anni di gavetta, di laboratorio, io, gli Artete, Cabolide, Mariano, i 2x2, Pasquale Palma, Enze Sal, Nello Iorio, i Ditelo già forse meno perché già erano, ditelo voi, Paolo Cagazza stessa cosa, insomma Fatima stava insieme a noi, Gigi Rosso già erano uno step avanti che facevano già Mediaset, si fa attaccare, comunque li ho citati quasi tutti, ho mancato qualcuno, Gisonna, Ivan e Cristiano che sono un altro fenomeno del momento che prendono andaggio e comunque che sei, capito? Siamo tutti amici, vogliamo bene, e mo l'intervista dura 1 minuto, penso che siamo già a 3 o 4 minuti, penso che qua. Fai un saluto se vuoi agli amici di Caserta c'è. Cioè, se voglio, una zona telecamera, dico no, non voglio, sì, voglio assolutamente, Caserta c'è e Caserta ci deve essere sempre. Ciao! Peppa Vigli dice ci sa saluto. Peppa Vigli dice ci sa saluto, non me ne voglio niente, ma Peppa Vigli. Peppa Pig ha fatto portapastelle Peppa Pig, scarpe Peppa Pig, capelli Peppa Pig, scarpe Peppa Pig, ma a un certo punto mia nipote, comprami la camicia di Peppa Pig, comprami il costume di Peppa Pig, che Peppa Pig mi stai crescendo un cuore, se ci prendo un cuore, sono. Ma a un certo punto chiudi la cucina, ci vedo la salsiccia, ci si messo con la gittichessa e Peppa Pig, è morta, non c'è più. Finita, perché proprio come pretendiamo di far capire a un bambino che si è andato a parlare? Noi eravamo scemo, noi cercavamo di sbarare a parlare bene. Mi quando ero scemo sembrava quando ci sei più niente al cucù. Buonasera, salve, com'è andato lo spettacolo? Bene, bene, bene. Com'è stato Ciro Giustiniani? Brillante. Siamo con il DJ del club insieme, stasera un bellissimo spettacolo. Com'è andata? Qual è stato il tuo lavoro? Stasera il mio lavoro purtroppo non l'ho potuto fare perché abbiamo dato precedenza allo spettacolo ai Made in Sud. Però dal lunedì tutte le sere al club insieme si ballerà. Com'è stato lo spettacolo stasera di Ciro Giustiniani? Bellissimo, non me lo aspettavo così bello, bello veramente. Un bello spettacolo e un complimento anche al proprietario del club insieme che organizza queste feste meravigliose. Uno spettacolo divertentissimo, la gente si è divertita tantissimo. Walter De Rosa, Caserta c'è.